Benvenuti a tutti voi, grazie di essere con me in cucina. Quest'oggi prepareremo una ricettina salata. Spero che la scelta che ho fatto per voi vi piaccia. Non è mai semplice scegliere, diciamo, una ricetta che possa un po' soddisfare i gusti di tutti, perché ognuno di noi ha il proprio gusto ed è giusto che sia così. Allora, anche oggi ricetta facile, veloce, anche perché in una diretta chiaramente certi processi non li possiamo attuare, proprio perché magari ci sono delle cotture lunghe o comunque più step, però giuro, giuro, prima o poi con l'app imparo a farvi un video e così possiamo spingerci anche un pochino oltre a delle ricette, diciamo, più semplici come quelle che andremo a realizzare, ma che comunque ci tornano utili quando abbiamo poco tempo. Allora, oggi prepariamo un plum cake salato a base di verdura. Vi faccio vedere, partiamo subito con l'induzione accesa, voi accendete pure i fuochi, padella alla mano. Allora, all'interno della padella ho inserito dei cubetti di peperoni rossi, peperoni gialli, zucchine, carote e olive taggiasche. Quindi adesso l'olio delle olive c'è già, andiamo giusto ad aggiungere un giro di olio, ok, e un pochino di sale. Questo per dare una prima precottura alle nostre verdure che poi andremo a inserire nell'impasto. Allora, eccomi qua. Mettiamo direttamente il coperchio, così mentre prepariamo il tutto loro iniziano un po' ad ammorbidirsi. Perché? Normalmente quando si danno le ricette di torte salate piuttosto che muffin, crostate con frolla salata, si dice anche che si possono mettere le verdure a crudo, però io preferisco dare prima una precottura in modo da andare a insaporirle e ammorbidirle prima di essere inserite all'interno del nostro impasto. Ok, che dite? Ciao Grace, buonasera, benvenuti a tutti, speriamo che la connessione sia buona perché vedo che non gira benissimo. Fatemi sapere se l'audio funziona. Diamo un'occhiata se mi date un feedback. Si sfoca, è un pochino, purtroppo con la connessione va e viene. Ok, allora adesso io vi illustro, diciamo, gli ingredienti. Le dosi invece ve le metterò scritte nel post quando finisco la diretta, così non serve che prendiate nota, ma le trovate scritte più tardi. Allora, forchettina e terrina alla mano che cominciamo a creare il nostro impasto. Ok, tutto bene? Si vede tutto? Non si vede bene. Non buona la connessione, ti si vede sfocata. Audio perfetto. Beh, dai, è già bene. Ragazzi, mi dispiace, purtroppo le connessioni dipendono un po', non lo so, non ve lo so dire, speriamo che migliorino. Allora, tre uova, iniziamo a romperle e ce le mettiamo qui, va bene? Uno, due e tre uovetti, ce li mettiamo subito qua. Poi mettiamo tre pizzichi di sale e un po' di pepe. Allora, uno, due e tre, abbondiamo un pochino, e un po' di pepe. Possiamo mettere un po' di pepe, vi piace? Allora, dai che ci scherzo un po', perché oggi tra la connessione eccetera, è una giornata un po' un po' così. Allora, iniziamo a rompere le uova, poi andiamo a inserire dell'olio di semi. Si vede bene? Se non vedete lo schermo intero, trascinate i messaggi sulla destra così vi si libera bene l'immagine. Ok, olio di semi. Vi ricordo che più tardi vi scrivo tutte le dosi, perché comunque oggi di ingredienti ce ne sono pochi. Tutto semplice, l'importante è averli tutti a portata di mano e ben pesati. Ottimo. Allora, adesso aggiungiamo del grana grattugiato. Tutto questo serve proprio per creare l'impasto che poi andrà a unirsi alle verdure che si stanno appena ammorbidendo, va bene? Quindi continuiamo. Allora io faccio così a mano, se ci fosse, diciamo,
un po' di frullino andrebbe sicuramente meglio, però se vi accendo anche quello poi veramente non. Ecco qua, adesso andiamo a cercare di mescolare bene bene. Allora, facciamo che mentre io vi preparo l'antipastino, voi vi preparate un aperitivo, vi va? Ve lo offrirei anche volentieri, però facciamo un po' di difficoltà virtualmente. Quindi voi preparatevi pure il calicetto, aperitivo o con succo. Gingerino, dai, oggi la prendo un po' scherzosa. Ok, allora continuiamo a mescolare bene, dobbiamo amalgamare bene tutto il nostro impasto. Nel frattempo do un occhio anche alle nostre verdurine, ecco qua, vi do una piccola mescolata. Quindi avete visto le verdure semplicemente in padella con un po' di olio e sale. E si chiude col coperchio e si lasciano un po' ammorbidire. Prendo anche del formaggio. Andiamo. Mettere anche dei cubettini di formaggio di latteria, vedete, li ho già tagliati, li tengo all'interno del frigorifero, che così non si ammorbidisce troppo prima del necessario. Quindi mescoliamo il tutto e a questo punto diciamo che il nostro impasto è praticamente oramai pronto. Adesso vediamo le verdurine a che punto stanno e poi siamo quasi alla fine della nostra opera. Si vede un pochino meglio? Che mi dite? Sta andando un po' meglio la connessione? Speriamo di sì, dai. Eccoci. Allora, questo è pronto. Ora aggiungiamo del lievito per impasti salati. Ce lo mettiamo, ecco qua. Mescoliamo il tutto. E siamo, come si suol dire, a cavallo. Ok. Tutto pronto, verdurine anche, spegniamo, questo vi faccio vedere, vedete? Quindi basta proprio una leggera insaporita e poi il resto si va a cucinare in forno. Allora, io proporrei a questo punto, mi sposto un pochino con il video, ok, da questa parte, così magari vedete meglio. Allora, per non utilizzare troppe terrine o comunque padelle, io verserei direttamente il nostro impasto in padella, così poi si unisce direttamente alle verdure. Lascio solo un secondo che si raffreddi la temperatura, in modo che così non andiamo neanche a sporcare, perché meno sporchiamo e meno puliamo dopo. Ok, stampo per il plum cake. Allora, io utilizzo questo, va bene, però se per esempio volete preparare dei muffin a monoporzione, lo stesso impasto lo andate a mettere all'interno degli stampi per muffin. Poi prendo della carta forno che ho precedentemente inumidito, che così mi permette di poterla inserire all'interno dello stampo facendo sì che si adatta bene. Quindi non so, forse anche voi già utilizzate questo sistema, lo trovo molto pratico, no? Perché così vi è più facile poter riorganizzare la carta all'interno dello stampo. Quindi il nostro stampo è pronto. Ora versiamo il nostro composto all'interno della padella, ecco qui, e poi mescoliamo il tutto bene ed è praticamente pronto. Io lo trovo particolarmente gradevole questo plum cake, poi lo vedrete anche molto colorato. Allora, una volta che lo abbiamo versato all'interno dello stampo, lo mandiamo in forno a 180 gradi, forno preriscaldato,
Dunque, di solito ci vuole circa un'oretta, il tempo proprio che si asciughino un pochino le verdure. Non deve risultare completamente asciutto, vi deve rimanere quel po' di umidità che rende particolarmente morbido il plum cake. Tra l'altro, una volta che lo avete pronto, se non lo utilizzate tutto la stessa sera, la stessa giornata, comunque all'interno di una pellicola di un cellophane, si conserva comunque per qualche giorno, vi dura bene. Ok, allora qui abbiamo messo tutto quanto bene assieme e ora trattasi solo di versare all'interno dello stampo, ok? Quindi prendo la padella direttamente e verso il tutto. Poi vado a livellare bene e così poi lasciamo in forno che si vada a lievitare. Adesso lo stendiamo ben bene. Ecco, chiaramente io ho messo zucchine, carote e appunto un misto di peperoni, però anche lì la scelta delle verdure è soggettiva, nel senso vi piace ad esempio pisellini piuttosto che carciofi, melanzane, cioè potete scegliere qualsiasi tipo di verdura che più vi aggrada, rispettando sempre poi le dosi che poi insomma vi vado a scrivere a fine diretta. Stessa cosa è la scelta del formaggio, nel senso che io amo il formaggio di latteria e quindi metto quello, però se preferite una scamorza o comunque un qualcosa di un pochino più freddo, potete fare anche lì una piccola variazione. Ok, allora abbiamo versato il tutto, inserisco all'interno del forno